Ma senza voler fare, diciamo, chissà quale celebrazione, perché la mafia certo non si è conclusa ieri, certamente ieri i carabinieri con queste indagini hanno chiuso il cerchio intorno ai capi mafia corleonesi. La cupola come la conoscevamo noi non c'è più quella di Totorina, di Bernardo Provenzano, di Graviano e da ultimo anche Matteo Messina Denaro. Bisognerà raccontare la mafia del futuro, quella che esiste già e che è poco nota, ma certamente si è chiusa un'epoca ieri ed è stata anche una rivincita per una generazione, compresa la mia, che negli anni 90 ha cominciato a impegnarsi nelle campagne antimafia. L'epoca dei Corleonesi è finita, la mafia bisogna cercarla non più e non solo in Sicilia, ma arrivare anche a Como, alla Brianza, a superare i confini. Sappiamo che è radicato ovunque. Nel mondo serviranno chiavi di lettura nuove e capacità anche investigative, nuove. Certamente però questo arresto dimostra che nessun boss può dormire tranquillo e pensare di finire i propri giorni in, libertà. Quello che speriamo è che sia anche l'occasione per fare luce su una serie di delitti risolti. Non sappiamo ancora bene chi siano tutti i mandanti e gli esecutori, ad esempio delle stragi, come quella di Capaci, di Via D'Amelio, altri delitti eccellenti, ci sono moltissime zone d'ombra e quello che ci auguriamo è che così come si è arrivati fino in fondo nel catturare Matteo Messina Denaro, si possa arrivare altrettanto in fondo per individuare le altre e alte responsabilità. In Lombardia, come in molte altre regioni italiane, la mafia è parte ormai strutturale del sistema economico malato. Ci sono imprenditori, ce lo dicono le inchieste, che vanno a cercare i mafiosi, si tratti di mafia siciliana, 'ndrangheta calabrese o altri, per avere strumenti di protezione e anche penetrazione in mercati e mercati internazionali, peraltro con traffici che riguardano il traffico di droga, appunto, il traffico di armi, il traffico di petrolio. Noi stessi un anno fa eravamo riusciti con un'inchiesta giornalistica congiunta internazionale a dimostrare come alcuni prestanome di Matteo Messina Denaro erano e sono gli importatori principali del petrolio di contrabbando dalla Libia in un network internazionale che coinvolge davvero due o tre mondi fino agli Stati Uniti e all'America centrale.